Ciao a tutti, oggi siamo sulla 10 AC Wartog e vi insegno come si accende. Accensione batteria, accensione inverter, accensione APJ start. Eccolo qui, tra poco lo accendo. Ok. A questo punto accendo la radio, tanto che si scalda il motore. Le radio sono tre, la prima va su trasmissione, molto facile, seconda accesa, terza trasmissione. A questo punto accendiamo l'ossigeno supplementare e facciamo un bel test. Ok, spegniamo la master caution, chiudiamo il seggiolino, è armato. Accendiamo adesso due generatori destro e sinistro più l'APJ generatore centrale, suon. Apriamo le pompe sinistra e destra. A questo punto accendiamo tutti e due i motori. Portiamo avanti le due manette e i motori adesso inizieranno a partire. Intanto avete visto il joystick si è mosso in automatico per il momento, poi lo userò io manuale. Ecco, adesso lo sto usando io manualmente. Spegniamo il master caution. Ok. Chiudiamo il cupolino, canopi. Scusate, ma è un'ora tarda, quindi sono costretto a parlare piano, no? Speriamo che mi sentite. Allora, a questo punto stiamo ancora un po' così si scaldano bene i motori. Questo è un po' particolare, come aereo bisogna fare le procedure esatte, se no non funziona. Ok. Adesso tiriamo su queste quattro levette e facciamo un test. Ok, test va bene. Andiamo sulle luci. Ecco,
le mettiamo su flash e anche anticollisione. Se non va, dovete premere CTRL sinistro più P e le luci poi vanno. Ok, l'interruttore adesso è partito bene. A questo punto l'anti-skid è stato inserito. Chiudiamo l'APJ dei motori, APJ batteria, e spegniamo la batteria. Ecco, in questo momento ho tirato su i due CDU più questi tre CDU, anche loro. Accensione display sinistro su day, display destro su day. Accensione contromisure semiautomatiche, tutte e quattro le levette, ok. Sto avvicinando, test carburante, ok. Abbiamo ancora tre spie accese. Motori tutto ok, le luci ok. Vediamo un attimo l'esterno, se è tutto a posto. Oh, ecco, ho acceso la ruota, adesso non riesco a vederla, l'istering, che sarebbe il movimento della ruota anteriore, è accesa. Ecco, dietro la manetta tiro su il primo interruttore e faccio uno sblocco tra poco di questo strumento. Basta ruotare e lui si sblocca, poi lo mettiamo al centro preciso. Ok. Niente, devo aspettare l'upload, scusate. Cliccando sul CDU, devo fare l'allineamento dell'aereo. Ok. In questo momento posso fare l'allineamento, quindi mi sposterò sul DTS sinistro display, come volete chiamare. Aspettando un attimo, perché se vedete sta facendo automaticamente, vedete 3.3, 3.4, quando finisce questa sequenza poi andrò sul display sinistro
a impostare lo sblocco per avere qui sotto la bussola in funzione. Adesso vabbè, non so il nome tecnico, però mi diverto in questo game. E spero che vi divertite anche voi. Ho fatto questo tutorial per aiutare tutti gli italiani, almeno quelli che gli piace il Warthog e non sanno usarlo. Con questo che vi farò vedere andrà tutto. Allora, adesso abbiamo le armi che sono pronte. Andiamo su missile e su IEO. E sta iniziando i minuti. Vediamo un attimo sulla sinistra. Ok. Ho premuto 03. Poi vado qui sotto. Che sarebbe Eralnet, e clicco sul primo. Adesso non riesco a vederlo qui bene. Adesso ho fatto un altro numero 16 e clicco sul secondo. Ok. In questo video è completo, farò il decollo, butterò giù le bombe, vi farò vedere come si fa, decollo, atterraggio e tutto il funzionamento. Adesso ho acceso, e mi è sfuggito di dirlo, in più qua sotto alla manetta, speriamo che ci arrivo perché ogni tanto mi si blocca. Accendo questo qui, che è l'EAC. Ho acceso anche Ho acceso, come si chiama? Ah, Leggi prima, dopo che ha fatto l'allineamento. Adesso sto accendendo le luci del quadro comandi tutte. Speriamo che non mi scordo qualcosa. Ecco, queste qua sono tutte le luci, abbiamo acceso così la bussola che ho sopra, vedete tutta la cabina. Adesso accensione qui, anche questo che sono delle luci. Ecco, siamo già all'esterno, mancano le luci di formazione che fra poco accenderò. Ecco qui. Luci di formazione accese. Ok, adesso vi faccio vedere anche l'aereo. Stupendo, bellissimo, un grande bombardiere. Ha fatto molte guerre. Ecco, adesso ho il TGP spento, tra poco lo accendiamo. Tiro su tutto il Master Arm, vado sulle armi, vedete mi dice no soy, devo aspettare un attimo che si scalda. Eccolo qui, tiriamo su.
dice il tempo non è finito, bisogna aspettare. Prima non so se mi è sfuggito, dovete fare anche navigazione, ma penso che l'avete visto. Adesso sto aggiustando il seggiolino. Possiamo già partire perché ci vuole un po'. Lui intanto lavora fino a che fa tutti i suoi conteggi delle armi, eccetera, eccetera. Io metto su di le contromisure perché mi trovo bene così, ognuno poi se li può impostare come vuole. Ovviamente qui dice CCP invalido perché ancora non sono armate le bombe, le CBU-12, che si possono usare sia al laser e sia a caduta libera. Ok, adesso piano piano mi dirigo in pista di rullaggio. Vedete il littering, la telecamera sta funzionando. Io per il momento metto i Maverick perché poi in volo butterò i missili a bersagli casuali. Ringrazio moltissimo i miei amici, tutti i capi americani, sono in un gruppo su Facebook. Ringrazio Mike Maffei, adesso mi ricordo Sam Casey, e molti altri, tutte bravissime persone. Che mi hanno insegnato delle cose che mi mancavano sull'accensione di questo bellissimo aeroplano. Con questo potete fare bombardamenti con gli amici, ma dovete avere almeno una squadriglia aerea con caccia e una squadriglia su A10 per fare bombardamenti a terra. Comunque l'A10 si può anche difendere ai missili aria-aria, la IM-9, potete montarne 4. Piano piano mi porto sul rullaggio, poi abbasserò giù i flap. L'aereo è allineato, freno, controllo latina, giù i flap, lo vedete sulla sinistra, non c'è bisogno di buttarli tutti giù,
prova aerofreni, ok, vanno benissimo. Freno tirato, massimo motore, rilascio, rimango un pochettino con la ruota, preciso che purtroppo ho rotto il timone che è sul joystick, ma fortunatamente nella manetta che ho a due rotari è usato uno di quelli come timone. Il joystick manetta che uso è l'X56 OTAS della SciTech, l'ultimo tipo. Ok, siamo in decollo dopo 150 nodi, chiusura carrello, chiusura flap e portiamoci in salita. Ok, sulla mia sinistra qui è una levetta, adesso vi farò vedere, e serve per il pilota automatico. Io adesso la imposto in salita, altitudine, ok? Così lui tende a salire. Già 3100 piedi, piano piano si va su. A 200 nodi. Adesso farò un po', vi farò vedere con i Maverick cosa faccio. Supponiamo che in questa zona ci sono carri armati, blindati, eccetera. Allora, io consiglio sempre stare sopra i 4.000. Non scendere mai sotto i 2.000, se no vi fanno. Quando il cerchietto, no? Adesso va bene, si fa una specie di ingranaggio, si può lanciare un missile, come ho fatto io adesso. Possono attaccare tutto, case, qualsiasi cosa che noi vogliamo. Quando dice gimbal, vabbè, questo qui lo dovete scoprire poi voi, non ho potuto farvi vedere tutti i comandi, è il reset della telecamera che poi dovete portarla in posizione centrale, come sta adesso. Adesso vedete quel cerchio che è 2.5, 2.3, ok, l'ho messo in un punto, tra poco vedete, ecco, posso già sparare perché ha degli ingranaggi dentro e dice ok, quello lì è ok per lo sparo, lanciato. Andato a bersaglio. Ancora come Maverick ne ho 4. Potete mettere anche bombe incendiarie, qualsiasi cosa. Questo è un aereo, posso dirlo, quei controcoglioni. Non c'è un aereo come lui. Come bombardiere è il massimo. Ok, mi si è pronto, lancio, vediamo cosa va giù. Finiti, no,
Due, sembrerebbe. Sì, due. Ok, missile ok, lancio, vediamo di fare un ingrandimento, vedere dove va. Entrato una casa, ce n'è ancora uno. Adesso faccio il reset telecamera dritta, cerco un obiettivo, non ho voluto mettere i carri così per farvi vedere che funziona su tutto. Lanciato. Qui è caduto case e alberi. Ok, adesso proviamo le CBU. Bisogna sempre metterlo SOI, devo sapere sempre sul display di destra il riquadro verde cliccando due volte sul TGP. Io adesso ho messo le bombe a caduta libera. Ho sei bombe. Allora, guardate. Pull up, pull up. Due, tre. No, due non ho sbagliato, tre. Queste sono più potenti. Viriamo, c'ho ancora tre bombe, vediamo questi caseggiati belli Pull up, grossi. pull up. 1, 2, 3, Altitude, altitude. in pieno, e le GBU non ne ho più. Ok, a questo punto spendo. Metto prima la mappa e poi spengo il TGP di destra. Ok, è spento. Adesso potrei andare verso la pista. Un attimo che mi è rimasta la linea accesa, quindi devo un attimo disinserire questi bianchi cliccando, ok, e non ho più la linea verde per buttare giù le bombe a caduta libera. Ok, adesso se vedete c'ho un ago e la posizione che io ho messo prima è una Pull up, pinta. pull up. Tanto proviamo il gun. Altitude, altitude. Questo gun può distruggere un carro armato da 1 km e 600 metri di altezza e blindati, è una cosa paurosa. Sette canne, è un mostro. Questo bombardiere, ve lo dico subito, è un mostro e vi dico di comprarlo perché è stupendo. Ho fatto molte ore quassù e mi sono sempre divertito. Altitude, pull up, pull up. La DCS World fa degli stupendi aerei, bellissimi. Vi vorrei fra poco far vedere una cosa che mi è venuta in mente.
vorrei riaccendere un attimo le armi, perché vi spiego, con le bombe dei CBU-12, bombe a caduta libera, io posso zoomare l'obiettivo. Invece con i Maverick questo non è possibile, perché i Maverick hanno una telecamera nella punta del missile. Ok, ho messo in mezzo il pilota automatico normale. Adesso vediamo un attimo, accendo le armi. Quel puntino che vedete è la pista dove io sono partito e fra un po' ci atterrerò. Ecco, queste sono le armi, tutte a zero. Devo prima riaccendere tutto, master arm, laser, eccetera, e vi faccio vedere come funziona la telecamera con l'ingrandimento. Allora, il TGP è spento, riaccendiamo tutto. Vedete, il tempo non è finito. Un po' si riaccende. Queste operazioni le potete fare benissimo in volo. Ok, fra poco ci siamo. Ok. Aspettiamo che si accende, e l'Easterling, quello lì che si deve accendere, con le due lenti davanti e la telecamera. Che gira a 360 gradi, se voglio prendere un obiettivo e mi sfugge, rimane sempre inquadrato sull'obiettivo anche se viro. Ok, adesso lo metto SOI, se no mi sembra che non dovrebbe andare. Ok, SOI, cliccando il TGP, ingrandimento, vedete? Questi con le bombe laser e altri tipi di bomba potete inquadrare gli obiettivi, poi bloccarli col laser usando la levetta della ruota che dovete poi mettere nel vostro joystick, che sarebbe quella davanti che c'era il Warthog. Ok, vi ho fatto vedere così l'ingrandimento. Adesso mi preparo per l'atterraggio e per i saluti finali. Io spero che avete capito il funzionamento, non è per niente difficile. Se vi va mettete un mi piace, se vi va iscrivetevi al mio canale, io contraccambio nel vostro
Io sono solo un appassionato, uno dei tanti. La mia passione del volo è nata quando avevo 25-26 anni, adesso sono molto più grande, però ancora mi piace. Proprio il simulatore è sempre quello che mi è piaciuto. In questo momento ho aperto gli aerofreni, mantengo sui 180 nodi, scusate, e sto scendendo da 3000 piedi, lo vedete nell'UD e anche nell'altimetro. Ho aperto il carrello. Anche se in anticipo non fa niente, l'importante è che lo aprite, non superate i 200 nodi, in zona dove l'ho aperto io. La pista mia è davanti, in questo momento tirerò giù il flap. Altitude, altitude. Il computer dice che sono basso, altitudine, ti avvisa, ma non è un problema, io devo atterrare, quindi ok, ho la pista davanti a me, velocità 140 nodi, sì, 140, piano piano adesso plano. Siamo atterrati e il problema che c'ho nel timone, vedete, devo usare un rotary, però funziona, chi gli si sfascia come me il timone, non allarmatevi, avete un rotary nella manetta sinistra, usate quello che c'è sotto. Non quello sopra, perché sopra è molto morbido, sotto è più dura il rotary, quindi vi fa fare meno sbandamenti e più precisione. Ok, sono atterrato. Spero che il video vi sia piaciuto. Adesso chiudiamo tutto, aerofreni. Ragazzi, vi auguro un buon game, una buona visione. Ringrazio DCS World per questo bellissimo aereo, uno spettacolo. Alla prossima. Ciao a tutti, ciao ciao.